preghiera bellissima di San Bernardo di Chiaravalle, quella preghiera che tutti conosciamo, che è Respice Stellam, guarda la stella, invoca Maria. E allora queste parole sono per noi proprio oggi, per noi che appunto non dobbiamo smarrire il nostro orientamento, non dobbiamo scoraggiarci davanti a tutte queste difficoltà, non dobbiamo perdere la forza, non dobbiamo farci rubare la grazia, la pace, non dobbiamo rattristare il nostro spirito perché il diavolo fa di tutto per rattristare il nostro spirito, per toglierci la gioia, la pace e molte volte dicevo anche a voi presenti e anche agli altri fedeli, molte volte il diavolo usa proprio le persone a noi più care, le persone a noi più vicine, per darci dolore, per darci dispiacere, per farci scoraggiare, per farci retrocedere, per farci frenare, frenare dall'ardore spirituale, dalla vita di grazia. E allora ecco, San Bernardo ci invita a guardare la stella, a invocare Maria. Chiunque tu sia, che nel flusso di questo tempo ti accorgi che più che camminare sulla terra, stai come ondeggiando tra burrasche e tempeste, non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella, se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca, se sei sbattuto dalle onde della superbia, dell'ambizione, della calunnia, della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira o l'avarizia o le lusinghe della carne hanno scosso la navicella del tuo animo, guarda Maria. Sei turbato dalla enormità dei peccati, sei confuso per l'indegnità della coscienza, cominci ad essere inghiottito dal baratro della tristezza e dall'abisso della disperazione. Pensa a Maria. Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore, e per ottenere l'aiuto della sua preghiera non dimenticare l'esempio della sua vita. Seguendo lei non puoi smarrirti. Pregando lei non puoi disperare. Se lei ti sorregge non cadi, se lei ti protegge non cedi alla paura, se lei ti è propizia raggiungi la meta.